Siamo sicuramente alla fine del ciclo economico e in un momento in cui ci avviciniamo a dei cambiamenti così importanti, l'abbassare il rischio dei portafogli è uno degli elementi più importanti. Alla fine del ciclo, dove si possono veramente avere delle perdite importanti in portafoglio, è poi difficile da recuperarli nel breve periodo. Quindi a TCW quello che stiamo facendo è ridurre le posizioni sul mercato high yield per mantenere i portafogli più liquidi. Comunque con un rendimento interessante. Ci stiamo appoggiando sull'investment grade, ci stiamo appoggiando anche sul mercato securitize americano che continua ad avere dei rendimenti interessanti rispetto al mercato internazionale, in particolare al mercato europeo, con i tassi così bassi che abbiamo. Gli investimenti tematici sono sicuramente di grande moda oggigiorno. Noi ci stiamo spoggiando su due temi importanti: il tema dell'income con i portafogli obbligazionari e il tema dell'intelligenza artificiale sull'ambito azionario. L'orizzonte temporale è sempre raccomandabile sia intorno ai 3-5 anni, quello che è normalmente un ciclo economico. Questo permette all'investitore di vivere tranquillamente la volatilità del mercato, ma raggiungere l'obiettivo. I temi di attualità sono sicuramente molto collegati alla domanda precedente, quindi gli argomenti tematici. Sull'azionario noi pensiamo che bisogna cercare quei settori plurisecolari, come può essere il settore dell'intelligenza artificiale, settore dove sull'azionario si possono trovare buone opportunità, settore in ampia crescita, però che sarà sicuro un trend di lunghissimo periodo. Sul mercato obbligazionario il trend oggigiorno ci porta alla ricerca dei rendimenti, soprattutto a bassa volatilità, quindi il concetto dell'income, come viene chiamato oggigiorno. Avere portafogli obbligazionari che ci danno una cedola interessante, ma senza portarci un eccessivo rischio di credito. TCW si sta focalizzando su questo, in particolare con il portafoglio income, dove cerchiamo di mantenere la qualità del portafoglio medio-alta, portafoglio globale un po' focalizzato sugli Stati Uniti in questa fase, ma che ci dà sicuramente un rendimento interessante per il cliente. Thank you.